La rivoluzione industriale, che nacque con l'avvento della macchina a vapore e dell'elettricità, trovò il suo alimento essenziale nel carbone, che veniva consumato in misura sempre maggiore man mano che aumentavano le necessità del consumo industriale. L'elettricità si produceva sfruttando sia l'energia idrica che l'energia termica. Moderna alchimia che trasforma il calore del carbone bruciato in energia elettrica per i molteplici fabbisogni della nostra moderna vita sociale. Nascono così in tutto il mondo impianti e centrali elettriche, quasi simbolo della nostra civiltà. Per far fronte alla sempre crescente richiesta e di fronte al pericolo del progressivo esaurirsi delle tradizionali fonti di energia, la scienza si rivolse all'energia fondamentale dell'universo stesso, all'energia atomica. Per atomo, dal greco atomos, si intende quella minutissima particella unitaria non ulteriormente divisibile negli elementi chimici da cui è costituito ogni corpo semplice. È composto come un piccolo sistema solare costituito da un nucleo, nel quale è concentrata tutta la massa, e da una nuvola di elettroni liberi disposti in diversi ordini. Nell'atomo si distinguono principalmente neutroni, protoni ed elettroni, e cioè protoni, elementi unitari di massa a carica positiva, elettroni, elementi unitari vari senza massa ma a carica negativa, neutroni, particelle elementari con massa interna senza carica. Numero atomico di un elemento è il numero dei protoni contenuti nel nucleo, mentre per massa si intende il totale dei protoni e neutroni contenuti nel nucleo. Ogni elemento chimicamente individuato ha un certo numero di atomi che, pur avendo le stesse caratteristiche chimiche, differiscono nel peso. Questi elementi si chiamano isotopi. L'uranio è uno degli atomi più pesanti e il suo isotopo emette spontaneamente le particelle e le radiazioni delle quali è composto. Il più attivo è l'uranio isotopo 235, che aggiunge ai 92 protoni base ben 143 neutroni. Nelle reazioni nucleari, modificando cioè il numero dei protoni, si trasforma una certa quantità della massa del nucleo in energia. Einstein per primo studiò questo fenomeno, enunciandone le leggi base che possono riassumersi nella formula energia è uguale alla massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. E dato che la massa di un elemento è uguale al numero totale di neutroni e protoni in esso contenuti, più è grande detta massa, più è enorme l'energia che da essa si potrebbe teoricamente sviluppare. Per esempio, un chilogrammo di uranio 235 potrebbe sviluppare, da un punto di vista energetico, una potenza equivalente a quella sviluppata da 2300 tonnellate di carbone. Con il bombardamento nucleare, liberando un neutrone che colpisca un nucleo di uranio, quest'ultimo si spezza in due frammenti di massa complessiva inferiore, generando una grande quantità di energia. Questo fenomeno è conosciuto sotto il nome di fissione. È essenziale, perché la fissione possa ripetersi infinitamente, che il nucleo di uranio colpito da un neutrone produca un numero di proiettili tale da creare almeno un'altra fissione, oltre naturalmente alle parti che vanno disperse nello spazio circostante il nucleo. Quando questo si verifica, la reazione si ripete ed è chiamata reazione a catena. Se tutti i neutroni provocassero altrettante fissioni, si arriverebbe ad una incontenibile esplosione, perché le fissioni crescerebbero secondo una serie geometrica e in tempi brevissimi. Occorre quindi ridurre l'enorme velocità d'urto dei neutroni liberati dal bombardamento atomico, stabilendo un moderatore del fenomeno. Ma che cos'è un moderatore? È un materiale, ad esempio grafite, che rallenta la velocità dei neutroni, in modo che possano colpire proficuamente l'atomo da fissionare. Per il controllo delle reazioni si usano materiali cadmio, boro, eccetera, che assorbono forti quantità di neutroni senza dar luogo a particolari reazioni. Quindi, in genere, una pila atomica è composta di parti di uranio immerse in grafite, moderatore, e interrotta da barre di cadmio, barre di controllo. Quando tali barre sono immerse completamente nella massa di grafite, la reazione a catena non ha luogo, perché i neutroni non possono passare e investire gli altri nuclei di uranio. Man mano che esse vengono estratte, si ha un aumento della reazione a catena. Ecco qui lo schema di un reattore nucleare, uno schermo di calcestruzzo, con al centro un blocco di grafite contenente le particelle di uranio.
Manovrando, come si è visto, le barre di controllo, si provoca la reazione a catena. L'enorme quantità di calore sviluppato sarà utilizzata per portare ad ebollizione le caldaie a vapore e per azionare col vapore stesso le normali turbine. Queste turbine, a loro volta, produrranno elettricità. Nasce così l'energia nucleare. La reazione a catena produce una illimitata quantità di energia elettrica a bassissimo costo di produzione. Visitiamo ora gli stabilimenti industriali dove si procede alla complessa lavorazione del minerale uranifero, materia prima della prodigiosa rivoluzione industriale atomica. L'uranio, in ogni suo stadio, sprigiona tremende radiazioni che corrodono e annientano i tessuti degli esseri viventi che si trovino nel loro micidiale raggio d'azione. Per studiare il comportamento e l'idoneità del materiale uranifero, i tecnici devono adottare complicate precauzioni e rigorose misure protettive in ogni fase della lavorazione, dall'analisi dei campioni di combustibile atomico alle varie lavorazioni combustibili degli stessi. Enormi ventilatori provvedono ad eliminare il fortissimo calore provocato dai vari processi produttivi. Nella ricerca degli schermi protettivi si è scoperto che una delle più efficaci protezioni è quella data da una massa di almeno 4 metri d'acqua. La lavorazione pertanto deve avvenire mediante arti d'acciaio che manipolano con meravigliosa destrezza le barre di uranio ancora rivestite di sostanze protettive che devono essere tolte per caricare la pila atomica di combustibile atomico puro. Questi altoparlanti aiutano i tecnici a sentire ciò che avviene al di là dei vetri protettivi che li separano dal pericoloso metallo, ormai libero da ogni rivestimento e nella piena efficacia delle sue mortali radiazioni. Ovunque la stessa atmosfera rarefatta e misteriosa. Un'atmosfera degna del portentoso evento che giorno per giorno si sta producendo in questi laboratori. La nascita del mondo di domani. E questi sono gli uomini che con le loro stesse mani lo stanno edificando. Imponenti macchinari per garantire ogni possibile sicurezza vengono manovrati da un limitatissimo numero di tecnici altamente specializzati. Ogni più moderno ritrovato della tecnica e dell'ingegno umano è messo a disposizione di questi colossali impianti. Il fatale esaurimento delle tradizionali fonti di energia, il carbone e il petrolio, non potrà più provocare una catastrofica paralisi dell'attività produttiva. L'umanità continuerà a provvedere alle proprie necessità, grazie alla sconfinata forza racchiusa nell'atomo, che oggi è controllato e sfruttato industrialmente nelle centrali atomiche. La forza dell'atomo può giovare al comune interesse o portare all'annientamento. A noi, e soprattutto ai nostri figli, il compito di saper scegliere per tempo la strada giusta. Intanto, da miliardi di anni, la disintegrazione atomica continua ad alimentare la vita del nostro pianeta. Il calore solare è infatti la conseguenza di ininterrotte esplosioni atomiche che spontaneamente si succedono sulla superficie del grande astro. Immani cataclismi, la cui terrificante grandiosità non può nemmeno essere concepita dal nostro intelletto.
al genio dell'Homo sapiens, che vorrà e dovrà essere anche saggio, la grande madre natura continua a svelare i suoi prodigiosi segreti.